Ma il referendum è un appuntamento importante perché è una modifica storica della Costituzione italiana in direzione dell'innovazione e dell'allineamento del nostro Paese ad altri Paesi europei. Il cuore di questa riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo. Si sta lavorando da anni, io vorrei ricordare che le prime commissioni risalgono alla fine degli anni 60, la commissione Bozzo, poi quella Iotti, poi la bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, un lavoro che non è mai approdato ad una conclusione. Finalmente il Parlamento ha approvato questa riforma costituzionale che costituisce una svolta storica per il nostro Paese. Il referendum adesso confermativo di questa riforma è un appuntamento importante, bisogna lavorare perché ci sia un vasto consenso all'approvazione di questa riforma, perché il Paese non può perdere questa occasione.